Bentrovati. Oggi vorrei parlare brevemente di un personaggio molto importante per la Chiesa Cattolica, quindi un passo breve del Vangelo. Paolo o Saulo di Tarso. Saulo nasce appunto a Tarso, è di famiglia benestante, i suoi genitori costruivano tende e crescendo acquisisce anche, oltre che essere ebreo e nascere a Tarso, quindi nella odierna Turchia, è anche cittadino romano. Saul crescendo cresce nella propria fede ebraica e non accetta che Gesù sia il Messia, che Gesù sia il figlio di Dio. Quindi in merito a questo, in merito alla sua autorità, si mette contro i cristiani e quindi comincia a combattere questa fede, questi cristiani, facendone morire moltissimi. E tutto va avanti così perché lui è nel suo giusto. Gesù, il Cristo, non è il figlio di Dio per lui, ma anche per la comunità dell'epoca comunque, perché cominciavano a quell'epoca ad aderire a questo cristianesimo. Quindi Saulo combatte Gesù, Saulo combatte i cristiani, Saulo è protetto dal fatto di essere, oltre che ebreo, appunto cittadino romano. Quindi, come dire, più di questo che cosa vuoi? Gesù lo lascia nella sua convinzione per un bel po' di tempo. Perché? Perché Gesù stava vedendo in lui una certa maturazione, perché Gesù aveva bisogno di Saulo per i suoi progetti, per i progetti di Dio, perché Saulo credeva che stava realizzando i suoi progetti, sì, quelli dell'uomo, ma non quelli di Dio appunto. Ad un certo punto del discorso, così abbreviamo, Saulo va a Damasco. Strada facendo per Damasco, Gesù gli appare, lo abbaglia, lo acceca e gli pone una domanda: Saulo, Saulo, perché mi combatti? Perché stai distruggendo i miei figli cristiani? Perché? 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 Naturalmente Saulo è tipo ubriaco, non capisce, non risponde. Arriva a Damasco, in ogni caso viene ospitato presso amici. Gesù appare a Anania e gli dice di andare appunto da Saulo e di imporre le mani e quindi Saulo sarebbe guarito. E così è stato. Però nella sua cecità Saulo vede molto più lontano di quanto vedeva con gli occhi normali, diciamo. Quindi attraverso la cecità matura, cresce, capisce laddove stava sbagliando, soffre. Quando poi arriva Anania, gli impone le mani e lo guarisce, lì capisce la grandezza di Dio nella guarigione del suo corpo, dei suoi occhi. Quindi chiede a Anania appunto di essere battezzato. Lì Saulo diventa convertito, capisce tra virgolette l'errore che ha fatto, si converte e da perseguitore diventa anche lui perseguitato. Tant'è che poi da convertito cambierà il suo nome da Saul da Tarso a Paolo da Tarso. Quindi comincerà per lui un nuovo progetto di vita, una nuova, come dire, una nuova dimensione. Da quasi pagano, perché lui credeva, attenzione, credeva nella legge mosaica, da quella legge mosaica, dal non credere in Cristo ad essere combattente per Cristo. Quindi è una cosa bellissima, una confessione bellissima. Ma Gesù aveva bisogno di lui, perché lui, Gesù, non guardava solo le opere di Saulo, quindi gli omicidi alla fine, ma il cuore, la conversione. E che Saulo, nel convertirsi, sarebbe diventato la persona che poi fu. Difatti, a causa di questo suo cambiamento,
i romani a un certo punto lo denunciano, a un certo punto lo arrestano e a un certo punto lo decapitano, gli staccano la testa come a Giovanni il Battista. Ma prima che questo accadesse, Saulo o Paolo manderà tante lettere nei vari settori, diciamo. Una, e qui voglio arrivare, una che mi ha colpito molto più delle altre, perché poi queste lettere sono tutte importanti, ci mancherebbe, ma una che mi ha colpito molto più delle altre è quella che adesso io andrò a leggervi. Perché? Perché queste parole arrivarono, arriveranno e arrivano nei nostri cuori e ci fanno capire il significato della carità, il significato della carità. Perché dobbiamo mettere in atto che queste parole, come le altre, ma queste parole derivano da un personaggio, se vuoi, crudele, da un personaggio, se vuoi, cattivo, assassino, che non amava Gesù, che non amava i cristiani. Eppure, nella conversione, spuntano fiori dalla sua bocca e dalla sua scrittura. Il brano che io adesso andrò a leggervi è questo qua. Abbiamo bisogno di questo, perché sennò è un inno alla carità. Ma guardate che detta da lui, che era un criminale, è qualcosa di favoloso, un inno alla carità. Che poi la carità non è quella che noi intendiamo, il dare qualcosa a quel signore, a quella signora messa in un angolo, seduto, diamo un obolo, che so, un euro, e quindi ci sentiamo felici di aver fatto questa carità. No, la carità di cui parla Saulo o Paolo o San Paolo è tutta un'altra. Il fatto di favorire qualcuno in una qualche cosa, anche quella è carità, ci mancherebbe. Ma è una carità momentanea, una carità economica, una carità che ti rende felice in quel momento lì comunque. Rende felice te che dai e quello che riceve. Ma è una carità così, diciamo simbolica nel suo gesto, non più di tanto, non più di tanto. Ma invece andiamo a vedere la carità di San Paolo. Allora, inno alla carità, appunto. Se anche parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avesse la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri della scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avesse la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e sedessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avesse la carità, niente mi giova. La carità è pazienza, è benigna. La carità non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. La carità non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Quindi queste parole sono importanti, perché da lì derivano sì da un uomo convertito, ma sicuramente
quanto Saulo era giovane, quanto Saulo perseguitava Gesù e i cristiani, quanto Saulo era autorevole. Pensate che avrebbe pensato queste parole? No, non credo. Ma dopo lo Spirito Santo scende su Saulo, Paolo, San Paolo e diventa un'altra persona. Scrive ai Corinzi, scrive ai Romani, scrive a tante altre popoli, ma con una mente e un pensiero diverso, perché lo Spirito Santo scende dentro di lui come fu a suo tempo ai discepoli di Gesù, soprattutto a Tommaso, che non voleva credere. E oggi di Tommaso ce ne sono tanti, ancora molti non credono, non credono. Sì, qualcuno dice sì, c'è un Dio, c'è qualcosa, ma all'acqua di rose. Poi oggi come oggi le chiese si svuotano perché i giovani non vanno più in chiesa, dando la colpa al sacerdote perché è così, alla suora perché è così, ma la realtà non è questa. Perché se noi andassimo in chiesa per Dio, per Gesù, per i santi, non vedremmo le mancanze dei suori, dei preti e tutta questa storia qua. La realtà è un'altra, che abbiamo troppo sbagli, abbiamo troppi divertimenti, abbiamo troppi luoghi dove passare il tempo, abbiamo troppe sostanze che ci allenano le giornate, Facebook, telefonini, incontri amorosi, alcol, droghe, e come dire, più che più ne ha più ne metta. Naturalmente non tutti, si capisce, fanno di queste cose, ma forse le grandi masse si lasciano andare. Quindi ci vuole appunto la conversione che ha ricevuto Paolo o Saulo. Quindi convertiamoci, perché amare Dio non costa nulla. Andare appresso alle mode, a tutte le altre storie, costa anche economicamente. E poi alla fine, signore mio, scusate se lo dico, ma tutti dobbiamo morire. Anche Saulo, Paolo, è morto, ma è morto alla fine da eroe. Oggi è una delle colonne più importanti della Chiesa, insieme a San Pietro e poi tutti gli altri, si intende. Quindi, ricordiamoci che la carità non è solo quella che si fa al poverino, alla poverina che si trova in un angolo, o portare una busta con la spesa alla signora che, poverina, insomma, ha poco da mangiare, o prestare dei soldi e poi magari aspettare con impazienza quando te li ritornano. Queste sono opere, ma non è carità. La carità che intende Paolo è amare, dimenticare, non perseguitare, ascoltare, capire, convertirsi, essere a servizio di Dio, a servizio degli uomini. Questa è la carità di Paolo, amore. Bene, vi benedico, è stato un piacere trasmettere queste poche parole, penso che siano importanti perché alla fine è evangelizzazione. Una volta si andava per le strade ad evangelizzare, Gesù disse andate a due e due ed evangelizzate. Oggi ci sono questi mezzi moderni, usiamo questi mezzi moderni, ma l'importante è il fine, che sia fatto bene, che sia fatto con amore, che sia fatto educativo e null'altro. Gesù dice dai e non ti aspettare ricompensa. Io non mi aspetto niente, ma spero che le mie parole possono far pensare in bene a qualcuno. Grazie e arrivederci.